cosa? Cucù. Cuscus. Cuscus. Dai, fai te l'intro, Albi. Benvenuti in questo nuovo episodio di Arboreto Vlog. A grandissima richiesta dai video precedenti, tutti i video Arboreto è il personaggio più richiesto nei miei video. Siamo venuti in Corsica, così Arboreto si può esprimere al meglio, potete vedere un Arboreto nel suo stato naturale. Pigiama, ciabatta nuova. Le ciabattine della Corsica, guarda, inquadra, così ci sponsorizza. Damn. Comunque, allora, benvenuti in questo nuovo video, dove non sarà un video di bici, perché la bici stavolta non ce l'abbiamo nemmeno di striscio. Questo vlog potrebbe essere intitolato "L'unica settimana in cui non giro in bici". Siamo nel sud della Corsica, di preciso a Porto Vecchio, Bocca dell'Oro si chiama. E niente, sostanzialmente siamo al mare e non facciamo niente eccetto andare al mare. Vabbè, ok, allora vi faccio vedere solo il fuori. Ah, è molto carino. Là in fondo c'è la piscinetta. Abbiamo la nostra casa, che è questa. E molto figo, perché è il tuo giardinetto indipendente, il tuo terrazzino. Infatti abbiamo appena fatto colazione qua fuori. E basta, però siccome mi sto impegnando in YouTube e quindi l'obiettivo è fare almeno un video a settimana, faremo un video un po' diverso dal solito, dove non so ancora cosa faremo. Sono tutti video diversi dal solito, non c'è neanche un video dove giriamo al bar. Vi spiegherò anche, ecco, una cosa interessante, vi spiegherò un po' il mio mindset durante le vacanze e anche come vedo la vacanza, anche perché sostanzialmente tra due settimane c'è il, no, tre settimane c'è il joyride. Quindi voi direte: cazzo, ma sei in vacanza e tra tre settimane è il joyride. In realtà c'è un motivo per cui prendo le vacanze, dopo ve lo spiego. Comunque oggi andremo a Lavezzi, che è un'isoletta vicino alla Corsica. Prenderemo il traghetto, andremo a Lavezzi e staremo lì tutto il pomeriggio, tutto il giorno. Red Bull. Joy ride. E che cazzo ride? Sul letto, ma Toto, che schifo. Ripresa. Che stress però, cioè, ogni volta è così. Non so se si sente nel microfono, però penso di sì. Comunque questo rumore ricorda il rumore di quando sono pronti i panini al McDonald's. Quando mandano i panini dalla cucina al coso che poi te li danno, fanno sempre beep, beep, beep. Mi si spaventano le ragazze. Pronto? Ah, bella Italia! Bella Italia! Certo che andate via. Comunque siamo arrivati a Bonifacio, perché prendiamo la battellino per andare a Lavezzi. Ciao. Ciao. Benvenuto a bordo. Ciao. Allora, se volete un consiglio quando viaggiate, anche se non studiate più, tenetevi la carta da studente dell'università, perché vi fanno lo sconto. Allora, stavamo soffrendo il caldo. Fateci vedere un cappellino in modalità sbatti proprio. E Arboreto mi ha ricordato che effettivamente al park abbiamo sofferto di peggio, giusto? Non c'era il mare, non c'era una barca che ti portava su un'isola sperduta con la sabbia bianca e pesci. Tipo mettere a posto la colazione in vacanza, sì, è vero, però ti aspetta una giornata di mare dopo, non devi andare in miniera come vado di solito. Alors le prochain retour, c'est avec notre capitaine Baptiste, mais bon, tout à l'heure. Terre Italie. Merci, au revoir. Merci. Ma cerchiamo di non fare lo stesso errore quando siamo andati in Grecia. Andando con l'infradito. Pam! Telecamera sul sasso per terra, sai. I nostri eroi stanno camminando in mezzo al deserto, in cerca della spiaggia perduta, nominata solo da una volta da Arboreto Official. Arboreto, di qualcosa in lontananza? Sassi! Babbo Natale! Le strade, le macchine, i sassi, Babbo Natale! C'è di bello le luci! Babbo Natale, i sassi! Dal mare,
Noi stiamo cercando una spiaggia più sperduta. Ce l'abbiamo fatta. Dopo 50 ore di cammino siamo arrivati. In realtà c'è tantissima gente, ma l'acqua almeno è bella. Cosa hai fatto, Alboreto, prima? Dato da mangiare ai piragna. Gli ha dato praticamente un panino intero col prosciutto e il cheddar. Sono diventati piragna. Cioè, mi mordevano le dita, infatti il mio dito. Guarda qua. Poi Alberto ha tagliato l'uva, il caviale, i sassi, Babbo Natale, ha fatto pesce a pesce. E niente, così è la giornata. Ho cercato i tuffi, ma non ce ne sono in questo punto. Quindi, dopo Alberto vi farà vedere come ci si tuffa in piscina. Ci farà death diving in piscina Alberto. Dai Toto, ma così sei troppo triste, madonna. Ma tu non riesci a capire, Bea. Sì, ma cioè... Non ho voglia di parlare in spiaggia. Solo perché non hai trovato i tuffi. Anche? Vabbè, cosa dici di questa Lavezzi? Bella. Carina. Ci sono le meduse. Carina, ma super affollata. No, dovevo spiegare il mindset di quando vai in vacanza, ma non lo spiegherò adesso. Lo spiegherò dopo. Ah, siamo piscina time. Tieni. Adesso alla prima Alboreto ci mostrerà per entrare in piscina in maniera stilosa. Fanni tre. Fanni tre ha detto. Mostra, guarda, guarda, mostra al nostro pubblico. Faccio vedere il gap che c'è, guarda. Qua c'è il bol della piscina. Qua c'è l'acqua. Mostraci la schienata. Chiuso, Bea, hai visto che l'ho chiuso? Pussy Friday. Questo è il mio attrezzo senza il quale non riesco a tuffarmi. Senza di questo c'ho l'acqua che proprio fa. Facci vedere il death diving, Albi. Mostraci tuffa Bob. Adesso c'è la gara di chi gira di più, quindi chi fa più rotazioni sulla tenendo l'asse, quindi non in avanti, indietro. Gira forte. Adesso abbiamo smesso di andare in piscina per andare a mangiare la baguette col salame sudato, che è l'unica cosa che hanno di buoni francesi. Allora adesso il Toto ha detto che non la sbatti di farsi la doccia, e quindi adesso fa la doccia lì per piacere. Aspetta! Sì, più volte! Allora siamo appena tornati dalla piscina. Come promesso, Alboreto, baguette and... Aspetta, vi faccio vedere una cosa. Lui suda. Cioè, quando l'abbiamo preso, gocciolava dal grasso. Quindi è una bomba. Dall'opera. Vedi che stuzzica. Qua, lavanda. Vedi che stuzzica. Vedi che stuzzica. Vedi liscio. Perché tu stai già mangiando? Basta, Toto! Prima gli è sceso il moccolo. Albi ha detto, per farlo smettere basta dire qualcosa di imbarazzante. E la Bea, prima gli è sceso il moccolo. Super imbarazzante. Sì. Di qualcosa di imbarazzante. Oggi è tutto il giorno che combatto con le mie palle per non uscire poi a posto. Tieni. Tieni Rovetto. Tieni. Tieni Rovetto. Prendi Rovetto. Prendilo. Prendi in mano. Sì, metto. Ma bastardo, Toto, via. Mi stavo schiacciando il nuovo addosso. Ti ho sparato addosso. Toto, non lo so. È da far fuori, Albi. Bea. Dobbiamo farlo fuori, no. Albi. Va fatto fuori un ovetto. Non mi interessa. Sai già come andrà a finire? Non mi interessa. Vado in casa, eh? Vado in casa. No, le uova. No. No. Non sei neanche... Che schifo.
Che bello. Quando avanzano delle uova bisogna usarle per fare la frittata. Allora, abbiamo cambiato spiaggia. Oggi siamo nella famosissima Palombaggia. Adesso prendiamo il pedalò e andiamo su quegli scogli là in fondo, che di sicuro da qui non vedrete. Dobbiamo assolutamente trovare un posto per fare un tuffo. Uno. C'è un'acqua fantastica. Guardate quanti pesci. Allora, siamo venuti in Corsica perché così ci possiamo allenare invece che sui rulli sul pedalò. Ragazzi, abbiamo trovato un clip finalmente. Adesso ha detto Alboreto che adesso ci fa vedere con i Superman. Adesso Cliff, sgheppiamo da qua all'acqua. Albi, ma nesti o non nesti da qua? Alboreto ha detto a sto point fallo nesti. No! Che colata! Sono stato un filino troppo aperto a sto giro. C'è un bel gap da qua. Da lì. Ah, a quella roccia là sotto. Cioè, ci sono tipo 3-4 metri. Mi sono sentito abbastanza vicino alle rocce. Infatti mi sono chiuso troppo tardi. Ho tirato la culata. Oh, perfetto. Allora ragazzi, siamo di nuovo in Italia adesso. Abbiamo preso il traghetto per tornare a casa ieri notte. Tra l'altro mare mosso, quindi abbiamo fatto su giù Alboreto, poverino, che è là che dorme, perché sono le 8:30 circa adesso. Siamo partiti a mezzanotte. Alboreto è stato male tutta notte perché c'era il mare mosso. Abbiamo finito la nostra settimana di vacanza in Corsica. Niente da dire, non sono riuscito a filmare moltissimo perché comunque col fatto di essere in vacanza, l'unica reale settimana in cui non giro in bici e non devo produrre foto, video, roba del genere, volevo proprio rilassarmi e godermela, quindi non ho filmato tantissimo. Quello che sono riuscito a filmare l'ho messo nel video. Volevo riprendere un attimo il discorso che avevo fatto all'inizio del video, che vi ho detto che le vacanze anche per un atleta in realtà servono, perché voi direte: cavolo, ma c'hai il joyride tra 3 settimane, perché vai in vacanza adesso? Vado in vacanza proprio perché è giusto liberare la mente. Tra l'altro, quando eravamo in Corsica, ho filmato un nuovo tutorial, quelli della seconda stagione di Toto ti spiega, appunto sul training mentale, per far capire a voi, lo vedrete anche su Red Bull, per farvi capire come un atleta gestisce la propria mente, sia durante, magari quando deve imparare un trick o deve fare un salto nuovo, ma anche nel tempo libero, nel senso, non sembra, ma il nostro sport, la mountain bike, è uno sport che è 80% mentale e 20% prestanza atletica fisica. Se tu non hai la testa, non vai veramente da nessuna parte. Non perdetevi quell'episodio lì, vi do solo uno stuzzichino, però anche quando sei in vacanza si può lavorare sulla progressione mentale. Niente, oggi siamo a Imperia perché siamo venuti sempre dai nostri amici che ci avevano già ospitato qualche settimana fa e ci avevano portato in giro a fare wakeboard col gommone. Però il mare è parecchio mosso e vediamo, adesso stiamo qui un po' la mattina a chillare, a riposarci dopo il viaggio stravolgente, e pomeriggio vedremo cosa fare. Abbiamo trovato finalmente lo spot per i cliff dopo 5 giorni e una settimana di zero. Abbiamo trovato a Imperia finalmente. Come si chiama? Galeazza. E Alboreto ha detto che da questo qua più alto ci fa Franny Superman. Grande. Non ho parole per descrivere il mio dissenso in questo momento. Comunque non siamo andati a fare wakeboard perché è troppo mosso il mare. Lui doveva portarci a fare wakeboard. Dai, se si spiana andiamo. Se si spiana? Andiamo. Albi, spianaci l'acqua. Fermo. Allora, mi sono sempre chiesto come era dietro le quinte di tutti i tuoi video. Difficile, no? Difficile è star normale. Esatto, ignorare che ti stai filmando. E gli altri, il problema è che gli altri ti guardano intanto che ti filmi, e quella è la cosa più difficile.
incredibile. È il flip caduto questo. Aspetta, com'è che si chiama il... La Maggiara. Questo è il trick di un nazi che non si può fare. Adesso Ricky ci ha detto che Alboreto prima gli ha insegnato misti a comando. Forte, butta dentro. Solo il braccio di là, non tutte e due. Solo una spalla si deve chiudere. Sì, prima Fronny. Salta in alto, salta in alto. Oh, quasi, quasi. Nice one, dude. Yo. Comunque vedete la differenza del local che sale, invece poi là c'è la risalita per il cittadino, per il milanese. Cattivissimo. Tutto il giorno che tirava panciate, adesso l'ha chiuso. È la pressione, Albi, è la pressione. Miglioramenti da Alboreto ti spiega. Alboreto ti spiega, spiegami. Immaginati come l'ha fatto prima. Allora. Via. Allora ragazzi, sono tornato a casa. Oggi è già il giorno dopo. Ieri alla fine non ho fatto neanche l'outro perché ve l'ho detto, in vacanza la mia testa non pensa. Adesso invece sono tornato. Tra l'altro qui abbiamo una huge surprise. Dentro cosa c'è? Altre scatole. Non vi dico cosa c'è dentro, potete immaginarlo, però a breve ve lo dirò e scoprirete cosa c'è dentro. E anzi avrò bisogno anche di un vostro consiglio, quindi rimanete connessi. Comunque ricordatevi di lasciare il like, commentare se avete voglia, che mi farebbe un sacco piacere. E noi ci vediamo a un prossimo video. Yo. E cosa faccio adesso? Cosa faccio? Batto sull'obiettivo. I'm so